destino dell'Agropoli nel campionato di Serie D sembra essere ormai segnato. Da tempo naviga nei bassi fondi della classifica, occupa l'ultima posizione e se continua a perdere la retrocessione sarà inevitabile. La tifoseria non ci sta e attraverso un manifesto esprime la sua rabbia e il suo disappunto sulla dirigenza. È il momento, scrivono, di dire basta con questa società guidata da Bisogno. Non ci spaventeremo di fronte a nulla. Basta chiacchiere e bugie, agli stipendi non pagati e alle umiliazioni calcistiche. È il momento, continuano i tifosi agropolesi nel manifesto, di liberare la società e consegnarla al comune. Poi le stoccate, Taccone è scomparso nel nulla e il presidente Bisogno ci ha preso in giro sul mercato. Gli ultracilentani chiudono il manifesto con un invito velenoso diretto esclusivamente alla società. Tutti a casa. Per i tifosi sarebbe il modo migliore per chiudere con dignità la stagione alla vigilia del centenario del club tirrenico. Intanto annunciano altre forme di protesta per domenica prossima, in occasione del match con il Bitonto.